Buongiorno a tutti, buon lunedì, oggi lunedì 17 ottobre 2016, sono le 9:30, passate da pochissimi secondi, siamo qui in diretta nello studio di Milano News con Good Morning Milano, benvenuti a tutti e ancora un buon lunedì. Oggi parliamo di politica, come abbiamo già fatto anche nelle scorse settimane. Come sapete, Good Morning Milano è un contenitore che porta in onda qui da voi, nelle vostre mani, come vi hanno detto, nelle vostre tasche, nei vostri smartphone. Cerchiamo di portare un po' tutta Milano. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di architettura, abbiamo parlato di politica. Ricominciamo con una 3 giorni, mi viene da dire, di politica, perché iniziamo oggi, poi martedì e mercoledì sempre a parlare di politica con, come vi ho detto, non da solo ma con un ospite. Oggi abbiamo per Forza Italia, quindi partiamo dall'area di centrodestra, Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino. Esatto, buongiorno a tutti, buongiorno Milano. Buongiorno, buongiorno De Chirico, benvenuto e grazie di essere qui. Allora, io direi di entrare subito nel vivo, perché De Chirico è al primo mandato come consigliere comunale, ha una militanza di consigliere di zona. Sì. Come sono, prima in fuori onda, che diceva, ormai sono i primi mesi, quanti mesi, da maggio, che da giugno che siete insediati, già 15, la quindicina, sì, di consigli comunali. Da luglio già una quindicina, oggi abbiamo un consiglio comunale straordinario sui luoghi di culto. Quindi come sta andando questa esperienza? Sta andando bene, a parte che ogni tanto la giunta prova a scavalcare il lavoro del consiglio. Comunque sta andando bene, stiamo lavorando con le commissioni, ci sono dei temi caldi come le case popolari e gli scali ferroviari, la riqualificazione degli scali ferroviari. Qui si mettono le basi per la Milano del futuro. C'è un problema. Allora, entriamo appunto subito. Diceva, oggi avete un consiglio comunale straordinario, però aspetterei un attimo a parlare del discorso del culto. Dici appunto scali ferroviari è stato un po' un pasticcio, diciamo, di fine mandato, sì, della scorsa legislatura. Tanto è vero che hanno cambiato completamente l'approccio. Stiamo facendo dei sopralluoghi, siamo andati a Porta Romana, lo scalo Farini. Venerdì scorso saremmo dovuti andare a Greco. Allora, spieghiamo bene a chi ci segue da casa. Allora, scale ferroviarie, stiamo parlando di quante aree sul territorio milanese? Sono 6 aree, okay, più o meno grandi, si parla del 12% del territorio milanese, quindi una bella fetta di quello che sarà Milano, lo decidiamo in questi anni. Il cronoprogramma, più o meno nel giro di un mese il consiglio comunale arriverà con una proposta da sottoporre alla giunta, poi evidentemente ci sarà. Per adesso quali sono le proposte più possibili, diciamo? Di proposte reali non ce ne sono, dobbiamo ancora evidentemente girare, capire bene che cosa manca a Milano. Secondo me è indispensabile avere una piscina olimpionica, è indispensabile avere una grande area per i concerti. Ovviamente bisogna individuare. Ci sarebbe uno spazio per fare delle situazioni del genere, perché non sono solamente nel centro città queste, cioè abbiamo, sì, zone, sì, abbastanza. Certo, c'è Greco, insomma ci sono delle zone anche periferiche, ci sono delle zone che verranno completamente stravolte, perché se pensiamo a Lambrate, lo scalo non è molto grande come dimensioni, però c'è tutta l'area di città studi dell'università che si sposterà. Forse se il governo stanzierà dei fondi, sì, perché comunque il rettore Vago ha già detto che è disponibile, ha già messo in vendita gli edifici dell'università, quindi insomma Lambrate cambierà radicalmente e quindi si può prevedere qualcosa di bello per Milano, qualcosa che manca. Scalo Farini ad esempio è un'area immensa, sì, lo Scalo Farini, che diciamo è dove c'è anche l'Anducana della Guardia di Finanza, cioè esatto, la zona, esatto, lì. Tutta quell'area lì è abbandonata in questo momento, ci sono dei magazzini che sono stati utilizzati per la settimana della moda, comunque per eventi temporanei, c'è una parte di magazzino delle poste che si sposterà, quindi assolutamente dobbiamo lavorare insieme in questo. Io l'ho scritto anche per la vostra rubrica. Giusto, ma ecco, guarda, mi ruba il lavoro, ma fa benissimo, perché giustamente nella presentazione ho dimenticato una cosa fondamentale. Alessandro De Chirico
Perché è un nome che già conoscete? Perché è colui che scrive Dalle Barricate, la rubrica settimanale sul nostro sito, e anzi appunto oggi è uscito dalle barricate per venire qui in studio a raccontarci cosa sta combinando. È uscito dalla trincea per qualche ora, poi tornerò al lavoro a Palazzo Marino, e quindi, come dicevo, l'ho scritto anche sulla rubrica. Secondo me l'opposizione, la minoranza, deve lavorare in maniera propositiva, perché qui si mettono le basi della Milano del futuro, quindi è fondamentale per Milano avere dei momenti di confronto, avere anche l'opportunità di rilancio, perché poi siamo delle zone veramente veramente importanti. Poi abbiamo anche Porta Romana, ad esempio, certo, giusto, Porta Romana è un altro scalo. I più grandi sono Farina e Porta Romana, quindi anche Porta Romana è un quartiere che si sta ravvivando. C'è la Fondazione Prada che ha portato un po' di ordine, però paradossalmente, forse anticipo un po' gli argomenti, paradossalmente di fianco alla Fondazione Prada, quindi tutto un quartiere che è stato messo a nuovo, c'era un centro profughi abusivo in via Balduccio da Pisa che abbiamo smascherato con l'aiuto. Ecco, allora appunto parliamo allora di questo tema, come dicevi tu. C'è stata questa tematica, la settimana scorsa è successo questo fatto, da una segnalazione proprio tua, l'ASL ha fatto un sopralluogo con la questura. La prefettura. L'ASL è uscita su mia. Io ho scritto, sono in contatto con l'amministratore del condominio. Sono andato a fare un sopralluogo a settembre e ho visto che la situazione era fuori controllo, per dire. In che senso fuori controllo? Sto cercando di capire cos'era il problema. C'era un problema di sovraffollamento, c'erano degli uffici, ci sono questi uffici per cui la cooperativa in opera, che è coinvolta in Mafia Capitale, ha chiesto un cambio di destinazione, non a norma. Ci sono state fatte delle docce in maniera assolutamente rudimentale. C'erano 5 docce per 100 persone, una cosa veramente devastante. Diciamo che quindi anche per gli ospiti era una cosa assurda, denigrante. Sì, assolutamente. Oltre ogni limite del sopportare. È evidente che rispetto a chi arriva magari da una situazione di difficoltà come quella africana, adesso senza guardare il paese di origine, è evidente che rispetto alle loro condizioni forse c'è un miglioramento, non a livello di mondo sviluppato come siamo noi, insomma. Di dignità che abbiamo noi, ecco, diciamo. Esatto, elettrodomestici non a norma, scarafaggi, adesso questo centro appunto è stato chiuso settimana scorsa, sono stati ridistribuiti, erano 150 profughi, 105 profughi ridistribuiti nelle varie strutture già presenti sul territorio milanese. Una situazione esplosiva, perché anche il San Martini, l'hub di via San Martini, è al collasso. 700 immigrati che dormono lì, quindi insomma una situazione fuori controllo. Bisogna fare in fretta qualcosa, secondo me, visto che abbiamo il sindaco metropolitano da settimana scorsa, c'era anche prima, però adesso c'è anche ufficialmente il consiglio. Quindi dovrebbe il sindaco metropolitano dovrebbe cercare di distribuire un po' di profughi anche nelle strutture fuori Milano. Però chiedo, qui ci troviamo poi col problema di molti amministratori dei comuni fuori Milano, molti anche del suo colore politico, che dicono no, però io qua non ce li voglio. Purtroppo no, come si dice sempre. Sì, però purtroppo nel nostro schieramento politico sono rimasti ben pochi sindaci, credo che siano 10-15 su 135, mm-hmm. 134. Facciamo dell'area di centrodestra. Centrodestra, però devo dire che insomma è evidente che ci sia una situazione di emergenza, ne parlavamo prima fuori onda, il problema è grosso, va affrontato sia come comunità europea ma anche e soprattutto come Nazioni Unite.
purtroppo notizia di ieri, c'è stato un tentato golpe in Libia, quindi è evidente che la situazione è anche lì è molto difficile. Non si sarebbe neanche con chi aprire un dialogo in quel caso, o comunque no, esatto. Però una missione umanitaria sotto l'egida dei caschi blu può e deve essere fatta, a mio avviso, per controllare gli sbarchi, sì, perché poi le partenze, perché poi arrivano in tutta in Italia, in Grecia, cioè, perché poi non mi risulta che in Spagna, in Francia ci siano questa, sì, forse ci in Francia sono, sicuramente in Francia c'è una situazione anche lì abbastanza difficile, però voglio dire principalmente stanno arrivando in Italia anche perché fisicamente è il paese più vicino, quindi noi siamo alla porta del Mediterraneo, l'Europa se ne lava le mani e quindi insomma il problema è davvero più grande di noi, si può dire, nel senso che se certo. parliamo soprattutto istituzionalmente, certo. Noi siamo qua a parlare di consiglio comunale, di al massimo giunta, sindaco, città metropolitana, possiamo arrivare, di più non possiamo fare. Ecco, nel piccolo, oltre, già dicevo, la prima soluzione potrebbe essere una ridistribuzione dei profughi nella città metropolitana. Altre situazioni, altre opere che si potrebbero fare, altri modi per cercare almeno di arginare la situazione? Ma mi sembra che lo Stato italiano sta distribuendo, addirittura leggevo un articolo settimana scorsa, la Basilicata chiede sempre più profughi perché vengono impiegati nell'agricoltura, mi sembra fosse la Basilicata, forza lavoro. È evidente che ci sono degli impieghi, come si sta cercando di fare a Milano con questi profughi che vengono utilizzati per pulire le strade, può essere una soluzione, ma senz'altro bisogna anche guardare i tanti disoccupati italiani. Però ecco, per tornare alla domanda, per esempio qua della polizia non sono posti rubati di lavoro, ma in realtà sono un servizio in più che viene fatto. A me risulta che AMSA sia sotto organico di un migliaio di operatori. Forse bisognerebbe assumere un po' e non fare dei bandi spot come sono stati fatti in passato, per cui forse ho scritto anche nelle scorse settimane. Non si possono fare queste borse lavoro una tantum 6 mesi per cercare di aiutare le persone disoccupate over 45 e poi dopo 6 mesi basta, non gli si aiuta più. Allora non facciamo le cose, già è lodevole l'impegno per i 6 mesi, però cerchiamo di aiutare, di assumere, bisogna programmare degli interventi più, la programmazione più a mio avviso questa amministrazione, l'ho visto nei 5 anni passati quando ero consigliere di zona, lo sto vedendo adesso, programmazione se ne fa poca, perché se c'è una carenza, e me l'hanno detto dei sindacalisti dell'AMSA, non l'operatore nel turbino sotto casa, una carenza di 1000 posti, evidentemente AMSA è anche un'azienda che sta bene economicamente parlando, quindi con l'aiuto anche del comune cerchiamo dei percorsi di reinserimento di disoccupati che hanno perso il lavoro, e poi se c'è necessità di utilizzare i profughi piuttosto che vederli andare in giro a zonzo e leggere poi articoli magari di tentati stupri o stupri veri e propri. Quello però non sappiamo mai se sono profughi, se non sono profughi, cioè su questo sempre sì, insomma, però certa stampa poi un po' ci marcia anche su certe storie, secondo me. Beh, però è un dato di fatto, che sono uomini tutti in salute, sui 30 anni. Qua vicino alla nostra sede abbiamo Via San Giusto. Mi sa giusto anche la scuola Manara che qua, che qua vicino, li vediamo, sono dei ragazzi, potrebbero essere tranquillamente dei miei compagni di calcetto, di scuola, quello sicuramente. Devo dire che noi, ad esempio, porto la testimonianza di questo quartiere in cui noi siamo, un quartiere tranquillo dove la convivenza è più che bella e funzionale, nel senso, quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista.
o anche altre però so benissimo che ci sono anche altre segnalazioni sempre da questo quartiere di gente che invece non è contenta di vederli girovagare, però voglio dire, non per questo, non perché uno ha la pelle di un colore diverso dal nostro deve essere visto come il demonio, però sicuramente ci vogliono più controlli, ci vuole più attenzione. La soluzione è molto difficile, per tornare alla domanda, sicuramente il governo deve cercare, siccome arrivano migliaia di profughi alla settimana, e adesso vabbè andiamo incontro all'inverno, quindi magari si calmeranno un po' le acque, no? Speriamo. E quindi insomma in questo periodo dobbiamo cercare con la comunità europea in primo luogo di trovare una soluzione. Poi ci sono paesi come l'Austria, come l'Ungheria, come altri che alzano le barriere, come sembra addirittura la Gran Bretagna che non vuole più far entrare, addirittura la Svizzera ci ha bandito. Quindi insomma la situazione va vista a livello macro, perché noi sicuramente, noi Italia non ce la possiamo fare da sole, quindi cerchiamo un aiuto, i nostri governanti devono insistere. Appunto, europeista è anche giusto così, nel senso che è un problema non solo europeo, anzi problema mondiale, che l'Europa deve rispondere. E mi sembra che in questo il governo stia latitando, perché voglio dire, non continuo, passano gli anni, ormai non è più un'emergenza, ormai è un dato diciamo di fatto. Alcuni assessori della giunta lamentano la stessa carenza, effettivamente. Beh, mi sembra che Magliorino sia pensavo proprio a lui. Si scuola da anni a chiedere un aiuto, però inascoltato, secondo me. Inascoltato. Allora, sono le 9:46, ci fermiamo per un minuto velocissimo di pausa e torniamo subito di nuovo in diretta, perché insomma ne abbiamo ancora tanto di cui parlare. Oltretutto ce lo diceva poco fa De Chirico, questa sera c'è un consiglio comunale straordinario su un tema molto caldo a Milano. A fra poco! Bentornati a Milano News, a Good Morning Milano, nello studio appunto di Milano News, sulle 9:49 minuti di oggi, lunedì 17 ottobre 2016. Buona settimana a chi ci sta seguendo da adesso e buona giornata e buon lunedì a chi dalle 7:30 di questa mattina sta seguendo i nostri giornali e ora questa mezz'ora di approfondimento in compagnia di Alessandro De Chirico, vice capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, nonché nostra firma, una delle tre firme d'eccellenza, come le definiamo noi, questi tre politici che sono giustamente, volontariamente hanno detto di voler scrivere per noi, e come vi dicevo tempo fa, senza neanche chiedere una lira, che insomma molti dicono che è impossibile per un politico, invece loro sono la prova provata che invece può esserci del sano e voglia solo di raccontare la propria visione della città senza essere attaccati alla cadrega o allo stipendio. Assolutamente. A voi di cadrega, questa sera avete un consiglio comunale straordinario, sì, sul tema dei luoghi di culto. Esattamente. Quindi qualcosa si sta muovendo ancora a Milano? Che cosa sta muovendo? Beh, insomma, mi sembra evidente che la scorsa amministrazione, la precedente amministrazione, ha fallito su un tema scottante, ma che da liberale quale sono, penso che debba essere affrontato con delle regole ben precise. Fu fatto un bando che era un po' un pasticcio, e in questo Maiorino si è dimostrato di avere troppa fretta di aprire alla comunità islamica, che ripeto è giusto che abbiano un luogo di culto, uno o più luoghi di culto, come Sala ha dichiarato proprio stamattina, ieri insomma, in previsione di questo consiglio comunale di stasera. Noi chiederemo il rispetto della legge, chiederemo anche che, visto che questa amministrazione è così tanto vicina al premier Renzi, che viene una settimana sì e l'altra pure a Milano facendo proclami mirabolanti, ecco, chiederemo che si attivi con il governo affinché ci sia una legge nazionale per regolamentare questi luoghi di culto. Quindi significa avere un registro degli imam, significa
avere una lingua che è la nostra, italiana, per parlare con i fedeli, insomma, e quindi tutta una serie di cose che vanno rispettate. Non fare dei bandi così aperti agli amici, scontentare, mi sembra evidente che la parte moderata del mondo musulmano a Milano si sia apertamente scontrata contro questa amministrazione, contro la visione che hanno, tanto è vero che Sumaya, che è una era una rappresentante del PD, candidata pubblicamente, si è schierata contro questa idea, questa radicalizzazione delle moschee a Milano. Quindi la soluzione per Milano quale potrebbe essere, De Chirico, appunto? Ma io credo che Sala l'abbia detta e sia giusta. Piccole moschee sparse sul territorio che vengano controllate, però, perché questa è la condizione sine qua non. Quindi niente più progetto da grande moschea, ad esempio a Lampugnano? Mi sembra che anche i quartieri di Lampugnano e di QT8, comunque quartieri adiacenti all'area, si siano ribellati a questa soluzione. È evidente che c'è bisogno, siccome la comunità islamica a Milano, nella grande Milano, è di 70.000 musulmani, è così nutrita, assolutamente bisogna pensare a dei luoghi più o meno grandi, anzi più o meno piccoli, e diffondere. Noi siamo stati ad esempio alla moschea di Segrate, è veramente impossibile per loro, cioè sono così tanti che non ci stanno neanche dentro. È un luogo piccolissimo dove non si può si devono identificare dei luoghi adatti, cioè voglio dire ci sono 260 forse più edifici abbandonati a Milano, quindi di cui alcuni anche di proprietà del comune, piuttosto che farle occupare centri sociali e diamoli a queste persone che vogliono riunirsi per pregare, che non fanno niente di male, perché non è che siccome c'era il fondamentalista in via Paravia e quell'altro in via Civitali che è andato alla caserma Perrucchetti tentando di farsi saltare per aria, allora sono tutti anche molto casalinga, sì, mi è sembrato, oltretutto fantoziana, sì, direi, e quindi non è che sono tutti terroristi. Hanno il diritto di pregare, noi siamo liberali, crediamo che sia un diritto, quindi vogliamo che venga regolamentato, e quindi stasera lavoreremo con un po', devo dire, mi sta stupendo la soluzione, nel senso non che credevo che non volesse costruire moschee, però mi sembra che insomma vi siete ammorbiditi un po' ultimamente voi di Forza Italia, in maniera però positiva, le dico la verità, nel senso che mi sembra che state urlando un po' meno, ma proponendo più soluzioni. Cos'è l'arrivo di Parisi che vi ha un attimino... Ma io onestamente sono uno che fa politica da 15 anni, che faccio politica in un certo modo, senza alzare troppo la voce, se non se non quando perdo l'estate. Anche perché tanto sappiamo che lei poi quotidianamente posta, quotidianamente no, ogni fine consiglio rimette i video del consiglio su cosa ogni tanto, vediamo che sono, si infervora. Mi infervoro perché davanti a certe situazioni, quando si discrimina... Non tanto alzare la voce, che appunto a volte quando uno ha... vuole farsi delle proprie ragioni, fa anche bene ad alzarla, ma proprio i vostri toni mi sembrano un po' più pacati rispetto a me, soprattutto quelli molto forti della campagna elettorale, ma anche un po' quello che siamo abituati a sentire da un certo centrodestra. Allora, noi ripeto, siamo di Forza Italia, siamo liberali, io onestamente credo che non si possa fare finta di niente, nascondere la testa sotto la sabbia e dire non c'è un problema legato ai profughi, alle case popolari, al culto. Ci sono delle situazioni da affrontare, affrontiamole insieme. Dire no a prescindere come fanno altri, secondo me è sbagliato, perché poi io vivo in un quartiere popolare, quindi conosco tanti marocchini o peruviani, persone extracomunitarie per bene, che lavorano, che non fanno niente di male, che producono reddito e pagano le tasse. Quindi per tutelare loro
non solo i milanesi doc di origine, ma anche i nuovi milanesi, tra l'altro. Quindi bisogna, c'è una situazione del genere legata al culto, affrontiamo insieme il discorso, ma non facciamo le cose improvvisate dove poi ci sono i ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato e si blocca tutto. Qua noi dobbiamo, io personalmente ho avuto anche a che fare, cioè lavoro con la burocrazia, quindi vedo com'è, qui c'è bisogno di velocizzare tutto. Lavoriamo insieme per farlo senza però esagerare dall'altra parte o sottovalutare certi aspetti. Quello no, quello senz'altro no. Ho capito. Ma non per questo sostengo il governo Renzi o... Deve dirlo per, sì. Deve dirlo d'ufficio, cioè, no, dice no, assolutamente Renzi testa, è una persona che veramente sta la testa, non so neanche se esistono più le teste di Forza Italia. Ci sono ancora le teste di Forza Italia? Sì, ce l'abbiamo. Esiste ancora questo partito? Qual è il futuro di Forza Italia? Il futuro di Forza Italia è un futuro di ringiovinamento dirigenziale. Credo che ci siano tanti amministratori locali, uno per esempio è Alessandro De Chirico. È un'autocandidatura questa. Ma io ho già fatto parte del coordinamento cittadino, insomma ho lavorato molto bene con il precedente coordinatore. Si può fare di più, si può fare meglio. Non, secondo me molto spesso qualcuno si mette la spilletta e poi dopo non lavora come dovrebbe, quindi sulla falsa riga, prendendo esempio da Maria Stella Gelmini, che ha lavorato molto, sta lavorando molto per il coordinamento regionale. Secondo me la cosa da fare sono i congressi, ma penso che di non dire una cosa nuova, l'ha detto Berlusconi tempo fa, un po' prima della convention di Parigi qua a Milano, che invece ha detto no alle tessere. Però io oggettivamente credo, e anche lui per il partito liquido, queste cose che ormai si sentono, ma lui vorrebbe un partito liquido. Io dico la verità, preferirei invece un partito presente, un partito che fa scuola politica, che fa crescere i propri amministratori, i propri dirigenti. Le persone capaci devono andare avanti, chi è un incapace può dare il suo contributo, ma in maniera... Diciamo che poi ci sarebbe una selezione naturale che lo fermerebbe. Esatto. Invece al momento a volte invece al momento no, però noi lavoriamo, siamo fiduciosi, io sono fiducioso. A Milano abbiamo preso più del 20%, quindi è stato un risultato straordinario, inaspettato. Salvini si è preso una tramvata, come si dice a Milano, sulla faccia, non indifferente, ha preso la metà dei voti di Maria Stella Gelmini, quindi assolutamente a Milano Forza Italia c'è ed è forte. Per questo noi dobbiamo dare un segnale di cambiamento e lo stiamo dando. Il vostro prossimo leader quindi Parisi o Gelmini? Entrambi. C'è spazio per tutti, allora mi chiedo questo: c'è spazio per tutti, ma c'è un grande spazio ancora occupato, credo, dal presidente Berlusconi. Ma il presidente Berlusconi sicuramente c'è, è una figura importante. Io sono berlusconiano convinto, lo sarò sempre, lo dico sempre e non mi vergogno a dirlo. È evidente che a 80 anni, anche per una questione di salute, il suo contributo non può essere sempre intenso come lo è stato in passato. Quindi dobbiamo essere come Forza Italia, appunto, dove però avete un leader forte, carismatico, unico. Pensare a una leadership magari in tandem, appunto, come diceva a Milano una Gelmini Parisi, funzionerebbe in un partito abituato ad avere un'unica luce da seguire in un certo senso? Ma io credo che se guardo in casa da altri, vedo che ad esempio il PD ha un segretario di partito che poi anche il premier, cosa un po' strana, e poi ci sono anche delle altre figure autorevoli che parlano su alcune tematiche. Che non mi sembra che però poi vadano molto d'accordo tra di loro nel caso del PD. Questo fa parte della dialettica all'interno di un partito. Poi si arriva a una sintesi. C'è una maggioranza e c'è una minoranza anche all'interno di un partito. Se la linea
la dà un direttore, comunque un coordinamento, cioè noi riconosciamo il coordinamento regionale a Milano, in Lombardia, che dice facciamo così e noi andiamo. Diciamo che la prima cosa da fare però è ringiovanire questa classe dirigente in Forza Italia, ma non tanto per un discorso di età, quanto proprio per un discorso di anche portare forse idee voglia, fresche e voglia sì, di fare. Freschezza, voglia di fare e impegno, perché poi significa far parte di un partito, comunque avere, se io guardo la mia giornata, cioè di diciamo 18 ore, perché 6 ore le dormo, e 18 ore bisogna fare tante cose, bisogna organizzarsi al meglio. Non è che nessuno te lo prescrive il medico di fare il coordinatore di un partito. Se sei in grado di farlo e sei capace, bene, se no, altrimenti non ci mettiamo da parte, ci sarà qualcun altro che avrà voglia di impegnarsi. Però ecco, mettersi una spilletta come capita a volte. Va bene, Chirico, siamo andati lunghissimi, alla fine ci siamo fatti prendere dalle chiacchiere, sono già le 10:02, che ne ho già Non abbiamo parlato di referendum. Volevo in chiusura proprio chiedere due battute velocissime, perché ormai siamo a pochi mesi. Allora, noi come Forza Italia regionale di Regione Lombardia iniziamo la campagna elettorale sabato mattina alle ore 9:30 al Teatro Nuovo San Babila. Parleremo delle nostre ragioni del no, evidentemente in pochi minuti è difficile farlo. Mi sembra che ci sia una grossa spada di Damocle sul referendum, perché sono stati fatti alcuni ricorsi sul quesito referendario. Io ieri ero in Corso Lodi alla festa di via a distribuire i nostri volantini per il no, e molta gente mi dice: ma loro stessi dicono, ma questo quesito non va bene perché ci sono 4 domande contenute in uno. Quindi staremo a vedere cosa risponderà il Consiglio di Stato a un grande costituzionalista come Unida di sinistra, che va contro assolutamente questa riforma. Vedremo come si trova questo schieramento bipartisan, che io quest'estate a braccetto con dei comunisti doc. Io quest'estate, qui lo dico e qui lo nego, ho letto il libro di Travaglio per avere un'idea, per farmi un'idea su quella che è la riforma. E sicuramente, ma guarda, io stimo di più un comunista che un rappresentante del PD, perché se no altri comunisti hanno quell'idea. E questa l'abbiamo registrata, ce l'abbiamo la teoria per poi ricattare il consigliere De Chirico. Però una domanda velocissima, stiamo sfogando, ma fa niente. A chi vi dice però votate no alla vostra stessa riforma che avete proposto col governo Berlusconi, cosa rispondete? Non è propriamente la stessa riforma, perché ad esempio il Premier viene eletto dai cittadini, però è un Premier che si vuole prendere tutto in mano. Adesso parlano di rivedere la legge elettorale, però a me sembra che questa riforma non stia in piedi. Anche il Senato, gli stessi senatori che dovrebbero consiglieri regionali o sindaci di una città, come se il sindaco di una città non avesse già tanti impegni. Ecco, io l'unico dubbio fatto che mi viene sempre, dico, ma quello sta già facendo il sindaco, ha tempo di andare, forse in quel caso anche a Roma, oltretutto, quindi magari sei il sindaco di Aosta, di andare fino... Poi dicono che non tagliano i costi della politica, che i senatori non prenderebbero più lo stipendio, però sicuramente rimborsi chilometrici, perché uno che va da Aosta ad andare a Roma sicuramente non è che ci mette i suoi soldi, va lì per passatempo. Vero che con i stipendi che prendono i consiglieri comunali, scusi, regionali, volevo dire, ci potrebbero stare dentro, lo sappiamo benissimo. Questo è un altro discorso. Allora, però se per chiudere, mi sembra tanto che questa riforma del Senato, che vorrebbe imporre il Premier Renzi, sia stata scritta per dare qualche immunità parlamentare a qualcuno, non si sa bene, perché poi ricordiamo, magari non hanno lo stipendio del parlamentare, ma hanno gli stessi benefit, a cui appunto l'immunità parlamentare, quindi attenzione anche su quello. Va bene, quindi staremo a vedere da sabato, giusto, mi diceva, sabato 22 alle ore 9:30, Teatro Nuovo San Babia con Maria Stella Gesini. Si apre la campagna elettorale del no
di Forza Italia. Forza Italia. Va bene, grazie mille di essere stato qui con noi questa mattina. Spero di rivederci presto e comunque poter commentare la varia l'agenda del Consiglio Comunale man mano che si andrà avanti, vedere un po' appunto scale ferroviarie, moschee, che fine faranno queste delibere, capire da che parte si andrà e come sarà la Milano da qui ai prossimi anni. Grazie mille davvero di essere stato grazie a voi qui con noi. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito. Abbiamo sforato, sono le 10:06, quasi 07, e davvero è tardi. Vi ringrazio per essere qui con noi, vi do appuntamento alle 5:30 del pomeriggio con le dirette dei nostri giornali di Milano News, e io personalmente invece appuntamento per domani mattina alle 9:30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Anche domani si parlerà di politica e avremo qui un esponente del Movimento 5 Stelle, che insomma non è da tutti i giorni, visto che sono un po' resti alla telecamera, ma noi siamo riusciti a convincerla, perché è Alessandra Gianotti. A domani, grazie mille e buona giornata a tutti.